Dov'è andato il dottor Animus? Sono qui! Non cercavo di scappare da voi! Sembra che qualcuno abbia perso il controllo sui suoi animali. Purtroppo per voi ho ancora il più pericoloso da richiamare. Che sta facendo questo coso? Oh, non ti sta facendo bene. Invece sto bene. Avevo promesso al tuo amico ribelle che avrei aggiunto qualche piccolo potenziamento al suo orologio, sai? E io non sono il tipo che si rimangia la parola data. No? Per te è il momento di scappare. Cosa? No! Oh, no! Ci fai di nuovo qui? Ti avevo servito Tennyson su un piatto d'argento! Ora mi spieghi com'è possibile che abbia preso il sopravvento? Io... Non so che succede quando si illuminano, ma di sicuro è una cosa buona! Smettila subito di poltrire e muoviti a fare il tuo lavoro, piccolo delinquente! Toglimela di dosso! È così che vuoi giocare? Bello il tuo entusiasmo, Kevin, ma non hai bisogno di essere così brutale. Alla fine il cattivo sono io. Adesso non fai più tanto lo spavaldo, Tennyson? Vedo che abbiamo fatto in tempo. Perché i tuoi familiari sono vestiti come dei barbari? Oh, immaginavamo che Animus avrebbe straparlato e così ci siamo cambiati. Dovremmo vestirci più spesso con questa roba. Basta perdere tempo in stupidaggini. È ora di prendere a calci il dottore. No, lasciatemi andare, creature immonde. A quanto pare ci hanno pensato prima gli animali. Oh, e quindi hai deciso che ora ti piacciono? Beh, mi piacciono quando calpestano qualcuno che detesto, ovvio. Dai, usciamo da qui, voglio giocare col telefono. Perché non mi fate riattivare quei collari? Sarebbe una forza controllare gli animali. Penso che farti comandare non ti sia piaciuto. Credi che per loro sia stata una bella cosa? No. Io propongo di liberarli in giro per l'isola. Pensate solo a quanto si divertirebbero fuori da questa caverna. Non metterò più piede in questa caverna malefica! Tranquilla, Gwen. Gli animali stanno benissimo qui.